Vieni. Grande Andrea! Ufficialmente sei un giocatore del Milan, è stata una trattativa lunghissima, per risolvere le tue prime sensazioni ieri a Milanello, oggi con Fassone a Mirabelli. Ah, posso dire finalmente, dopo tanto tempo sono un giocatore del Milan, sono molto emozionato anche per l'accoglienza che ho ricevuto, non mi aspettavo tutto questo e spero di ripagare questa fiducia al meglio. Tutti quanti al Milan dicono Champions League, Champions League, Champions League, cosa pensi tu? Obiettivi di squadra e obiettivi anche personali, perché la nazionale adesso crediamo non la vuoi mollare più. Ma io penso che il Milan sia una società che deve ambire minimo alla Champions League, perché lo merita per tutta la storia che ha avuto e anche per quello che sta facendo in quest'anno. Poi obiettivi personali, spero di giocare il più possibile, di fare bene, e poi la nazionale è sicuramente un obiettivo. Prima di te, Tassotti e Cafu, come sei messo in quella compagnia? Diciamo che mi sento fa strano come cosa, ecco. Sono stati due grandissimi giocatori, spero di riuscire a fare almeno anche solo la metà di quello che hanno fatto loro, però sono convinto che lavorando duramente posso togliermi delle belle soddisfazioni. Si parla tanto del tuo ruolo, allora difesa 4, giocatore che preferisce stare indietro, giocatore che preferisce crossare, allora Conti come lo vede nel Milan? Conti lo vedo come un terzino a cui piace anche fare la fase offensiva, non disdegnando sicuramente quella difensiva, ecco. Sicuramente facendo il quinto di centrocampo ho dato il meglio di me, però è bene ricordare che io ho sempre fatto il quarto di difesa nella mia carriera e quindi lo so fare bene anche questo. Grazie. Possiamo l'ultima cosa strapparti una promessa? L'anno scorso hai promesso la capigliatura bionda in casa di Europa, in casa di Champions stavolta? Devo pensarci bene, dai, poi farò sapere. Grazie. Grazie.